ci diamo un tempo tutti assieme, sono le 12:42-43, direi che è importante avere una buona mezz'ora di dialogo, quindi... Grazie. Io vorrei più che parlarvi da persona che da 20 anni si occupa di problemi legati al grande Mediterraneo, essere soprattutto un testimone che in 20 anni ha attraversato le varie fasi dello scenario euro-mediterraneo, di quello che io amo definire il grande Mediterraneo, che comprende anche i paesi del Golfo e del Mar Nero, perché il disegno dell'Unione Europea, dei paesi dell'Unione Europea e dei paesi partner mediterranei è molto stretto ed è stato scritto a tavolino da dirigenti che, come diceva prima Guido, sono di quart'ordine, che non conoscono né la storia né la geografia. Non si può parlare oggi di Mediterraneo senza comprendere i paesi del Golfo e del Mar Nero e soprattutto quelle civiltà che per tradizioni, contiguità storiche hanno costituito quella che io amo definire la dimensione del grande Mediterraneo verso la quale tutti noi dobbiamo riferirci. L'Europa non solo è inadempiente, come io amo dire molto spesso, l'Europa russa non si sveglia e non ha compreso già da molto tempo che è sul Mediterraneo che si decidevano i destini del nostro futuro attraverso una dimensione, quella della modernità intesa come evoluzione della globalizzazione, che doveva fondarsi su un recupero del rapporto storico tra mondo arabo-islamico e mondo occidentale. Ancora oggi, in documenti che l'Unione Europea sottoscrive, si parla dell'eterno conflitto tra Islam e Occidente. Ancora oggi si pone l'accento su questo conflitto, che dovrebbe essere la causa di tutte le crisi, soprattutto quella economica di oggi. Ancora oggi l'ignoranza di questi dirigenti, accompagnata all'insipienza, alla sciattezza e al livello basso dei governanti, provoca guasti che sono superiori alle guerre. E mi vorrei soffermare solo un secondo su questo tema. Nel 2007 presentai all'Università Qadi Ayad di Marrakesh, che volle darmi il primo dottorato honoris causa della sua storia, un volume che si chiamava Il Grande Mediterraneo, dalla guerra in Jugoslavia alle rivolte arabe. L'ho riletto la scorsa settimana ed è, diciamo così, sconvolgente come quello che avevo scritto nel 2007 poi si sia verificato. Un elemento fondamentale di questo discorso era ed è basato essenzialmente sul rapporto tra mondo arabo-islamico e mondo occidentale. Preferisco la parola mondo perché ci sono tanti islam, un arcipelago, un arcobaleno, quindi è troppo limitativo parlare di islam e occidente, no? Ci sono tante sfaccettature del mondo arabo-islamico come ci sono tante sfaccettature del mondo occidentale. Ebbene, mai nessuno, specialmente all'indomani di eventi tragici, come per esempio vorrei ricordare l'attentato alle due torri gemelle, ha mai parlato dei 14 secoli di complicità, di collaborazione, di cooperazione tra il mondo arabo-islamico e l'Occidente, che ha prodotto cultura, scienza, non sto qui a tediarvi. E quindi parlare ancora oggi di conflitto tra Islam e Occidente significa alimentare vecchi pregiudizi e ignorare qual è il vero nemico di oggi, che è la modernità, la globalizzazione. Quindi il problema non va posto a due termini contrapposti, ma a tre termini: mondo arabo-islamico, mondo occidentale, modernità. E il vero nemico da combattere è la globalizzazione. Se non riusciamo a democratizzare la globalizzazione ancora oggi, ammazzerà tutti noi. E qual è il risultato? La sfida, una grande coalizione di valori e di interessi condivisi, quindi non solo valori ideali, politici, culturali, scientifici, ma anche interessi economici di cooperazione tra il mondo arabo-islamico e il mondo occidentale. Islam e Occidente abbracciati insieme con un percorso comune, condiviso e condivisibile per gestire la crisi mondiale che è di fronte a noi. Se alcuni valori delle culture islamiche fossero stati introdotti
nella economia mondiale, la crisi sarebbe stata di diversa natura, perché ci sono degli elementi di etica nel mondo islamico che non avrebbero consentito questo gioco di scatole cinesi che ha portato la giovane, immatura, diseducata economia occidentale sull'orlo di un baratro, ancora oggi. Se gli Stati Uniti d'America e l'economia americana avesse ascoltato alcuni suggerimenti che alcune dimensioni economiche del mondo arabo dava per sanare un'economia che già era malata da tempo, forse si sarebbe potuto ridurre il danno che è di fronte ai nostri occhi. Qual è il ruolo fondamentale delle rivolte arabe? Ma vorrei sottolineare il ruolo dei giovani in questo processo. Noi come Fondazione Mediterraneo da 20 anni accompagniamo i giovani, c'è qui con me Pia Molinari che si occupa appunto di giovani, di creatività e di arte nel consiglio direttivo della Fondazione Mediterraneo. Questa mattina abbiamo incontrato alcuni altri dirigenti dei paesi mediterranei a Napoli proprio per fornire loro uno stimolo ad aiutare i giovani in un processo di riacquisizione di una identità mediterranea che è alla base di un futuro verso tutti quanti noi dobbiamo procedere. Ebbene, i giovani, attraverso soprattutto l'utilizzo delle nuove tecnologie di comunicazione e di informazione, Facebook, social network, eccetera, hanno capito che potevano fare massa critica e che sistemi elefantiaci costituiti da tiranni come Ben Ali in Tunisia o come Gheddafi in Libia potevano essere abbattuti grazie a questa nuova forza sinergica che attraverso i giovani, attraverso i nuovi strumenti poteva andare avanti. Ricordo in uno dei miei viaggi in Tunisia quando alcuni giovani erano felici all'annuncio di Ben Ali che dopo 3 anni si sarebbe dimesso per lasciare posto a nuove elezioni. Io mi permisi di dire: guardate che se ad un elefante uno decide di abbatterlo bisogna dargli una botta forte, perché se uno gli dà una carezza è lui che si riattrezza e non andiamo da nessuna parte. Quindi con grande umiltà credo di aver stimolato questi giovani, li avevi caricati affinché si desse uno strattone finale ad un tiranno come Ben Ali che aveva mascherato una finta democrazia, un finto sviluppo economico dietro una tirannia senza pari. Qual è il futuro? Il futuro è quello che diceva prima l'amico egiziano che mi ha preceduto, e cioè quello che dobbiamo riacquisire una identità mediterranea, cosa facile a dirsi, facile a denunziarsi, ma molto difficile a praticarsi. In questo l'Europa ha un ruolo fondamentale, ma oggi purtroppo per un assurdo disegno del destino ci troviamo in una contrapposizione della storia. Proprio quando nella riva sud del Mediterraneo gli albori e gli umori di un processo democratico, di un rinnovamento, di un risveglio dei giovani trova un percorso difficile, tortuoso ma positivo, l'Unione Europea si trova in una delle crisi economiche e di valore più grandi e più importanti della sua storia. Quindi quando invece l'Europa aveva disponibilità economica e appariva solida, ci trovavamo in un procedimento inverso. Ma proprio in questo momento non bisogna abbandonarsi al nostro destino, ma recuperare come segno di sfida quegli elementi fondamentali che devono costituire la base di una nuova dimensione mediterranea fondata sulla coesistenza e non più sulla tolleranza, fondata sul rispetto reciproco, fondato sulla valorizzazione delle diverse identità che da elemento di conflitto devono essere considerate come una risorsa fondamentale. Quindi un grande arcobaleno di identità che deve trovare in una dimensione comune lo strumento per porsi sullo scenario globale come il centro delle civiltà, come la forza in cui con il più grande giacimento culturale, con una dimensione ambientale e turistica tra le principali al mondo, deve costituire anche l'elemento culturale e storico che deve trainare l'economia mondiale, risanandola da fattori che hanno distrutto non solo i valori, ma soprattutto la dignità dell'individuo. Come procedere in tutto questo? Ebbene, l'Europa, anche se russa, ha un valore fondamentale. Però, insieme ai momenti di emergenza, insieme alle posizioni rigide, mi riferisco alla Germania, alla signora Merkel o ad altri governanti che non vedono al di là del loro giardino, occorre pensare anche in positivo e creare degli strumenti capaci di rafforzare un partenariato euro-mediterraneo che
Noi abbiamo assistito sin dal 1995 con la dichiarazione di Barcellona, lo abbiamo seguito in mille momenti, che oggi dorme con l'Unione per il Mediterraneo e che va risvegliato uscendo al di fuori di quella che io definisco la burocratura europea, vale a dire la dittatura della burocrazia che produce non democrazia ma democratura, la dittatura della democrazia. Faccio quattro esempi veloci. Non è possibile che per applicare la democrazia turnante la commissione che gestisce il controllo dei mari e quindi del Mediterraneo, degli scarichi, delle coste, debba essere gestita per 9 anni dall'Estonia, dalla Lituania e dalla Polonia. Sono paesi che si affacciano su un altro mare e che niente hanno a che vedere con il Mediterraneo. Non è possibile che la commissione delle migrazioni sia gestita dall'Olanda e poi dalla Finlandia, perché sono i paesi mediterranei a dover gestire questo problema. L'Albania è di fronte a noi, la Libia è di fronte a noi, che c'entra un paese come la Finlandia a dover controllare i flussi della Libia? E allora se l'Unione Europea non ha il coraggio, e in questo speriamo molto in una posizione di François Hollande che abbiamo incontrato qualche settimana fa con la signora Molinari a Nizza e lo abbiamo stimolato su questo tema, occorre che l'Unione Europea dia uno status speciale ai paesi europei mediterranei che sono Portogallo, Spagna, Francia, Italia e Grecia, nonostante le loro difficoltà, perché sono loro che hanno di fronte i paesi della riva sud del Mediterraneo, sono loro che devono gestire le problematiche più importanti che sono sul terreno. Poi dal punto di vista filosofico, dell'archeologia, eccetera, ben vengano tutti i paesi dell'Unione Europea, ma sono questi 5 paesi che devono poter dialogare e gestire su problemi concreti che sono sotto gli occhi di tutti. Allora già questa posizione che una nazione importante come la Francia può assumere ponendo il veto, perché oggi bisogna essere estremamente decisi, bisogna avere il coraggio di dire io blocco tutto se non si fa così. E allora, con tutto il rispetto, ma l'Estonia dove può andare a gestire il problema degli immigrati o altre cose? Piccolo paese che si affaccia su un altro mare. Allora che sia la Francia a gestire per 3 anni il problema delle migrazioni, o l'Italia o la Spagna, perché hanno di fronte coloro con cui devono dialogare. Questo è un primo problema. Un secondo problema, i giovani e l'occupazione, è fondamentale. Non sto qui a ripetere quello che tutti dicono, ma vorrei dare una pista importante. Occorre recuperare gli antichi saperi. Il Mediterraneo, dicevano tantissimi, è un Mediterraneo dei sapori e dei saperi. Occorre recuperare questa identità di sapori e di saperi, valorizzando l'artigianato, i mestieri d'arte, le antiche tradizioni che sotto la scure della globalizzazione si stanno perdendo. Nella piazza Jamal El Fanah di Marrakesh, quando l'ho vista io la prima volta 30 anni fa, c'era il 97% di prodotto artigianale marocchino, oggi è il 15%, l'85% viene dalla Cina, perché guadagnano di più. Questo significa ammazzare l'identità di un popolo, significa annullare i valori e i saperi. Che cosa si può fare? Secondo me valorizzare e dare dignità ai giovani che sono stati protagonisti delle rivolte arabe. Noi come Fondazione Mediterraneo da 20 anni attribuiamo un premio che è considerato secondo solo al premio Nobel. Quest'anno abbiamo voluto dare il premio Mediterraneo di cultura ai giovani protagonisti delle rivolte arabe. E io vorrei approfittare di questo incontro, stamattina ho parlato prima con Alberto, per chiedere a voi, con una giuria che è composta da voi e presieduta da Alberto, di indicarci quali sono i giovani, cioè i veri protagonisti della rivolta araba nei paesi di Libia, di Egitto e di Tunisia, affinché in un momento di incontro costruttivo come quello di oggi possano ricevere questo nostro riconoscimento che per la prima volta viene dato a loro. Quindi entro quest'anno dobbiamo svolgere questo compito, anziché farlo noi con suggerimenti qualificati che ci vengono dati, vi affiderei questo compito. Ne ho parlato con Alberto Negri e è d'accordo, fare una sorta di giuria informale per individuare anche con gli amici che vengono dalla Libia e da altri paesi i soggetti meritevoli non solo di ricevere questo riconoscimento ma anche di raccontarci la loro storia e di dove va a finire questa rivolta che dovrebbe sfociare in un processo di democrazia e di pace per tutti.